Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del Coach. Oggi andiamo a vedere come ridurre il grasso addominale. Ridurre il grasso addominale in realtà è molto molto semplice e la regoletta matematica che ci dice come fare è anche molto semplice, ossia la regoletta è questa: calorie introdotte ovviamente devono essere minori delle calorie consumate. Possiamo girare la frittata come vogliamo, ma per dimagrire in realtà è molto 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 semplice. Ovviamente è un po' più difficile andare a perdere grasso addominale, ma qua adesso in questo breve video vi spiego alcune cose. Voi provate a seguire questa strategia che vi do e vediamo, proviamo a fare anche una sorta di test, no? Vedere nel giro di 30 giorni quello che può succedere, perché altrimenti vi mettete a guardare ogni video in circolazione, ma se non ci mettete la buona volontà, l'azione, non succederà mai niente. Quindi diamoci 30 giorni. Voi state guardando il mio video, guardatevelo tutto. Se poi volete provare anche i video gratuiti, li trovate comunque in descrizione, vi provate ad allenare. Però se vogliamo andare a ridurre grasso addominale, allora guardare video in internet serve ben poco. Bisogna mettersi, come dicevo, in azione. Quindi 30 giorni diamoci. Questo è il nostro primo step. Prima cosa che dovete fare: misurare il vostro giro vita. Ok, questa è la prima cosa che dovete fare, misurare il giro vita, così noi sappiamo al giorno zero a che punto siamo. Ok, seconda cosa da fare: prendere un quadernino. Okay, prendete un quaderno, un foglio, il block notes del cellulare e scrivere quello che mangiate. Mangiate. Ok, una vostra giornata tipo, esempio, colazione, vi appuntate come fate colazione. Se fate uno spuntino, quello che fate, pranzo, quello che mangiate. Ecco, non mettete la giornata perfetta di quando eravate a dieta, mettete quello che abitualmente avete fatto nell'ultimo periodo. Ok, questo è molto molto importante. Prendere anche sempre il vostro block notes e scrivere come vi state allenando. Ok, queste sono le prime cose da fare oggi, terminato questo video o mentre state guardando questo video ancora. Secondo step, incomincia un po' il nostro percorso dei 30 giorni. Quindi qua dovete darmi massima fiducia perché funziona in questa maniera. Non dobbiamo alterare troppo la vostra alimentazione. Voi l'avete vista. Cercate di eliminare i cibi schifezze. Cercate di prediligere durante la giornata almeno 2-3 porzioni abbondanti di verdura, 1-2 porzioni di frutta. Mangiate delle, diciamo, delle pietanze a base di proteine e mangiate delle piccole quantità di carboidrati. Questa deve essere la vostra alimentazione. Quindi, in base a quello che vi siete scritti che state mangiando, provate a rimodellare la vostra alimentazione. Subito fatelo. Come andrete a mangiare nei prossimi giorni, nei prossimi 30 giorni. Quindi, riscrivere il vostro piano alimentare con il buon senso. Basta sfruttare il buon senso, non dobbiamo inventarci nulla. Ok, buon senso.
Allenamento, anche qua, in base a quello che state facendo, dobbiamo andarlo a migliorare. O magari va già bene, magari il problema era solo l'alimentazione. Però quello che dovete fare è almeno questo che adesso vi dirò. 2-3 volte a settimana vi fate un lavoro aerobico. Non c'è bisogno di andare in palestra, mi va bene anche una camminata a passo svelto, però almeno se facciamo le camminate 15-20 mila passi, va bene? Ok, questo 2-3 volte alla settimana e poi sempre 2 volte alla settimana allenamento muscolare. Anche in questo caso non c'è bisogno di andare in palestra, potete fare allenamento muscolare anche semplicemente a corpo libero. Semplicemente magari avete le bottiglie d'acqua con due manubri, manubri leggeri, oppure le bottiglie d'acqua possono andare bene. Come fare se non sapete farlo? Cercate qua, ecco, l'allenamento deve essere almeno di 20-30 minuti. Potete tranquillamente cercare qua sul mio canale YouTube e trovate, se voi mettete nel motore di ricerca allenamento manubri Miletto, vi salteranno fuori i miei allenamenti con i manubri. Potete mettere in pratica quello. Allenamento corpo libero Miletto, mettete in pratica quello. E partiamo in questa maniera. 30 giorni dovete rispettare questo piano. Al termine vi rimisurate. Al 30° giorno e al 30° giorno venite sotto questo video qua a mettere il commento di quello che è successo al vostro giro vita. Ecco qua, non giriamoci intorno, chi mette in pratica questi consigli qua in 30 giorni potete perdere 2, 3, 4, 5 centimetri di giro vita senza aver speso niente, zero vi faccio spendere. Buona volontà, però dovete mettercela la buona volontà, perché se no i risultati non arriveranno mai. Potete andare a spendere anche dal nutrizionista più bravo 500 euro a visita, dal personal trainer più bravo, dal guru 500 euro a visita, ma se poi non applicate quello che vi dicono non succede niente. E tante volte questi sono i consigli che do, questi sono i piani che un personal trainer può dare al suo allievo. Non ci inventiamo niente. Se poi vi fa piacere andare dal personal trainer, investire dei soldi perché siete più motivati, quando è anche vero, le persone investono dei soldi, sono più motivate a metterlo in pratica. Ma voi fate un giochino qua con me, mettetemi magari oggi stesso un commento qua e mi scrivete inizio oggi i 30 giorni e poi tra 30 giorni venite di nuovo a commentare. È una cosa semplicissima da mettere in pratica. Chi è grasso, ovviamente ci sono delle problematiche a livello a volte psicologico, quindi in quel caso lì bisogna proprio agire sulla persona. È il lavoro del trainer, del nutrizionista, dello psicologo, a volte è proprio cercare di educare la persona a certe abitudini alimentari, ma nella maggior parte dei casi voi non avete nessun problema. L'unico problema è non mettervi ad applicare delle semplici regolette che poi a un certo punto diventeranno il vostro stile di vita. Quindi se volete realmente migliorare, se volete ridurre il vostro giro vita, oggi avete la possibilità di farlo, fate questa sfida con me, 30 giorni, vediamo chi di voi perde più centimetri nel giro vita. Io sono sicuro che potete fare tantissimo. Scattatevi anche ogni giorno una foto sull'addome, così avete in 30 giorni, vedete quello che sarà successo. Ma io sono sicuro che in 30 giorni migliorerete, vi sentirete meglio, si sgonfierà la pancia, ridurrete magari anche un po' la percentuale di grasso e avrete instaurato un meccanismo vincente nelle vostre routine giornaliere. Quindi sarà per voi poi automatico, anche terminati questi 30 giorni, continuare quello che avete fatto. Dai, ce la potete fare, taggatemi poi magari su qualche social se state mettendo in pratica questo consiglio. Io ho fiducia in voi, dateci dentro, mi raccomando, spolliciate. Alla prossima, ciao!
Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito.